Eccoci, dopo un periodo, insomma, in cui abbiamo sentito e visto di tutto, perché questa pandemia continua a cozzare con la nuova e la vecchia comunicazione, torniamo a parlare di comunicazione, ma oggi lo facciamo in maniera originale. Intanto saluto l'amico e collega Andrea Altinier, che è pimpantissimo oggi, già me lo sento, e lo facciamo in modo originale perché oggi abbiamo una scrittrice brava, diciamo siciliana di origine ma romana di adozione, che ha scritto un libro interessantissimo, ha pubblicato questo libro che è un libro di racconti in cui lei a modo suo racconta il Covid, e fa una narrazione molto particolare. Adesso entreremo nel merito, ma ve la presentiamo subito. Si chiama Alice Avila, lei giornalista, si occupa di comunicazione istituzionale, inutile dire quanto è in gamba, quanto è brava e quanto è preparata, perché adesso lei ve lo dimostrerà, in questa trasmissione. Io, proprio perché la conosco, la stimo, l'apprezzo, ho letto con grandissima attenzione, ho scritto anche una recensione del suo libro, chiederei ad Andrea di aprire lui la trasmissione, così inizia lui con la prima domanda. Sì, Alice, come sempre spesso accade in questa rubrica Attenti qui due, noi chiediamo spesso la motivazione che spinge a scrivere il libro e soprattutto a cosa si nasconde dietro il titolo, cosa vuole comunicare un titolo così curioso e che naturalmente è il primo elemento che poi attira l'attenzione dei lettori. Sì, questo libro è stato scritto da me all'inizio della prima quarantena o lockdown che vogliamo chiamare, per cui all'inizio della pandemia, all'inizio della clausura generale che ha coinvolto tutti gli italiani, e già il titolo Amori in quarantena vuole essere un po' una sintesi, perché sono un libro tratta da una raccolta di racconti che però hanno questo fil rouge degli amori in quarantena, per cui appunto gli amori in quarantena come le coppie, varie tipologie di coppie, dalla coppia che scoppia a causa della convivenza forzata, dai fidanzati separati, dalle relazioni clandestine che possono essere quelle tra una signora rimasta vedova e un giovane prete, oppure quella tra la classica donna e l'uomo sposato, ma anche l'amore fresco che può nascere per caso in farmacia, quindi appunto gli amori vissuti in quarantena, proprio nel senso letterale del termine, ma anche gli amori in quarantena perché poi sono degli amori un po' quasi congelati. Infatti non a caso, non voglio rivelare molto del libro, non a caso il finale molto spesso è un po' sospeso, perché appunto più che altro non è un libro di narrazione avventurosa o altro, di colpi di scena, ma è proprio da giornalista ho voluto fare un affresco di come le coppie hanno potuto vivere la quarantena. Quindi queste donne in prima persona hanno narrato, narrano come stavano vivendo la quarantena, ognuna con le sue ansie, con la sua voglia di mettersi in gioco, con la sua voglia di adattamento. Per esempio, in una coppia a un certo punto arriva la suocera, a prescindere dalla quarantena, spesso scombussola il ménage familiare. E quindi, appunto, queste donne forti dal nord al sud dell'Italia, da Trieste a Torino, a Roma, alla mia Sicilia, a Catania, proprio per dire che il Covid ha unito purtroppo l'Italia, ha unito le donne e ha unito anche gli amori. Io volevo fare, diciamo, una piccola premessa e poi una domanda che può sembrare imbarazzante. Allora, la piccola premessa è che in realtà noi abbiamo vissuto questo periodo di quarantena in cui ci hanno spiegato, prima i cinesi che l'avevano vissuto prima di noi, che questa coabitazione forzata in una situazione magari di matrimonio o di coppia già un po' in crisi fa scoppiare la coppia, ed è accaduto che, per esempio, proprio a Wuhan, l'ufficio per le separazioni, non appena c'è stato il via libera, è stato preso d'assalto. In Italia i dati ci dicono che questo è successo parzialmente, però un
un fenomeno che si è sviluppato proprio per quella che, insomma, un bravo sociologo Morozov chiama la tecnologia della sopravvivenza, è aumentato a dismisura il sesso virtuale, forse sono un po' calati gli amori. Cioè, ecco, io volevo chiederti questo, proprio grazie a questo tuo lavoro hai acceso i riflettori sulla perdita di valori da una parte, i luoghi comuni dall'altra, e al contempo un po' questo bisogno di esprimere le emozioni in rete prima che esprimerle proprio personalmente. Perché ci sta accadendo tutto questo? Dal tuo osservatorio privilegiato, dalla tua narrazione, cosa viene fuori? Perché dobbiamo preoccuparci che la società sembra più cattiva? Allora, sono d'accordo con quello che hai detto tu, Francesco, proprio nella tua bellissima recensione al mio libro che hai fatto in agosto, in estate, citare un sondaggio SVG in cui proprio subito dopo la fine del lockdown, quindi realizzato in giugno, si sosteneva, c'erano proprio i numeri in cui si sosteneva che molte coppie alla fine non ce l'hanno fatta. Per esempio, vado a memoria, una coppia su 10 stabile probabilmente non avrebbe continuato più il menage familiare, così come il 25% delle coppie a distanza avevano dubbi sul proseguimento della relazione, e questo è un dato di fatto. Un altro dato di fatto, sempre per stare in tema, il Corriere della Sera con il suo inserto 7, è un articolo sempre di giugno della fine del lockdown di Elvira Serra e Ilaria Gaspari, che ha presentato qui a Roma il libro, appunto il mio libro, dicevano, come dicevi tu, che in Italia circa 600 persone ogni giorno si iscrivevano a un sito di incontri online, e questo è un dato che fa riflettere, così come oltre il 30% violava la quarantena per andare a incontrare l'amante, o anche oltre il 30% poi sono aumentate le richieste di separazione, un po' come a Wuhan e tutto il resto. Per cui sicuramente c'è stata una trasformazione delle relazioni sociali e delle relazioni amorose, per cui il Covid ha cambiato il nostro rapporto con gli altri. Io, come dite voi, sociologi della comunicazione, preferisco il termine distanziamento fisico piuttosto che distanziamento sociale, perché la pandemia, a mio avviso, ci ha insegnato che è proprio impossibile il distanziamento sociale. Sì, è vero che siamo distanti fisicamente, però appunto proprio la rete, tutte le tecnologie che bene o male tutti abbiamo imparato ad usare durante il lockdown, ma anche in questi mesi di semi-lockdown, zone rosse, gialle, arancioni, eccetera, ci hanno insegnato che appunto è difficile non avere contatti con l'esterno. Però sicuramente un conto è la relazione vera, il contatto fisico, il corteggiamento e tutto quel che ne consegue, un conto è l'amore virtuale, che può avere anche, per carità, i suoi svolti positivi, ma secondo me non è la stessa cosa, e sicuramente non può mai sostituire la relazione vera, un succedaneo. E quindi questo ci porta anche ad abituarci a nuovi modi di corteggiamento, nuovi modi di amarci, perché poi magari le coppie consolidate non hanno questo problema, però soprattutto i giovani, ma non solo, chi è single, chi cerca l'anima gemella, come fa in questo momento a incontrare una persona, come fa a conoscerla? Si toglie la mascherina. L'ipotesi, insomma, diciamo l'ipotesi di lavoro che ha portato avanti il Belgio del compagno di coccole, come ti è sembrata? Mi sembra anche quella tutta fauna, una butade, non lo so, io sono sempre un po'... No, addirittura diceva che un single o una single potevano avere due compagni di coccole, quindi sì, ci poteva essere questa opzione con un'alternanza eventuale. Diciamo che, insomma, la fantasia è andata al potere. Non vorrei essere blasfemo, ma stai quasi facendo una sceneggiatura di un film di Tinto Brass, mi viene da dire. No, addirittura. Ci presta gli equivoci la cosa. No. Siamo sempre in una radio salesiana, non ce lo possiamo nemmeno fare. Esatto. Allora. Come giustamente Alice ha citato, in qualche modo, queste relazioni virtuali che credo coinvolgano soprattutto i più giovani, che già, secondo me, costruiscono tutto il percorso del corteggiamento, dell'innamoramento anche sui social, e credo che su piattaforme come WhatsApp, Instagram e via dicendo, mi viene a pensare come hanno vissuto anche loro questa quarantena e come magari hanno portato avanti probabilmente le relazioni d'amore che si hanno a quell'età, insomma.
secondo me è tutto molto complesso, molto difficile. Poi ovviamente difficile per tutti, difficile per gli anziani che sono confinati a casa e che sono stati visti come soggetti anche, tra virgolette, da abbattere, una cosa tremenda, soprattutto nei primi mesi della pandemia. Ne risente il bambino che non può giocare nel cortile con gli amici, che non può andare a scuola, per cui che sia un bambino di una scuola elementare, che sia un ragazzo un po' più grande, che sia uno studente universitario e oltre, alla fine quello che dicevamo prima, il contatto sociale, a prescindere poi dalle relazioni amorose, è fondamentale. Per cui come si fa poi? Sì, la didattica a distanza, abbiamo imparato nuove forme di comunicazione, di apprendimento, di learning, di smart working, ma il contatto fisico, il contatto umano è sempre importante, soprattutto quando ci si forma umanamente e professionalmente. Quindi penso che sia difficile un po' per tutti. Poi ovviamente tutti hanno un modo diverso di reagire, ognuno è un universo a sé stante. Ho visto anche nei mesi scorsi diverse ricerche che più che altro si sono concentrate sui bambini, non sui ragazzi giovani, ventenni, però anche lì c'è poi un disagio, perché poi alla fine magari la notte non si dorme, c'è un'ansia, c'è uno stress. Penso che dove in misura maggiore, dove in misura minore, questo tocchi un po' tutti, perché il Covid, un minuscolo virus che non possiamo vedere, che non possiamo toccare, però vediamo gli effetti e quindi poi alla fine ci colpisce. Non possiamo programmare le nostre vacanze, non sappiamo se possiamo spostarci da una regione all'altra, tutto così, sono crollate le nostre certezze, per cui è difficile per tutti, soprattutto anche per i giovani che magari ancora si stanno formando. Ecco, io vi avevo anticipato che era molto brava, che quindi la trasmissione sarebbe scivolata così senza problemi, però volevo concentrarmi su un aspetto in conclusione che mi sembra molto importante, no? Tutti all'inizio di questa pandemia avevano detto saremo migliori, diventeremo migliori, supereremo bene questo periodo di resilienza, ne usciremo rafforzati. Oggi, tra confusione, paura, psicodemia, stiamo correndo il rischio di uscirne molto più fragili. Tu in una battuta cosa pensi? Sì, secondo me pure, siamo fragili, siamo un po', brancoliamo nel buio, come dicevo prima, per cui poi sta ad ognuno trovare la forza, superare i propri limiti, cercare una chiave di lettura della vita, di tutto. Proprio una delle protagoniste del mio romanzo, Iris, dice che voglio che la fase post-Covid sia una fase di rinascita personale, magari fare le stesse cose ma guardarle con occhi diversi. Ecco, io penso questo, anche che la riscoperta del quotidiano che c'è stata durante il Covid e che c'è anche in queste settimane in cui siamo un po' penalizzati tra smart working e vita un po' sociale, un po' repressa, ci aiuti anche a vedere le cose diversamente e magari a riscoprirle ed affrontarle in maniera diversa, anche migliore. Bene, io penso che possiamo a questo punto concludere, abbiamo esaurito il nostro spazio a disposizione, ti auguriamo un nuovo libro, magari Vaccini e Quarantene, forse il prossimo titolo. Amori dopo il Covid, se ancora ce ne sono. Grazie davvero per la tua presenza, Luce. Il tuo grazie libro sta andando benissimo in tutta Italia, quindi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti auguriamo ancora maggiori successi. Grazie ancora. Grazie tante. Arrivederci.